Buona e santa giornata a tutti, buon sabato, buon fine settimana. Alle mie spalle vedete la statua di San Giuseppe. Quest'anno, essendo Quaresima, la Chiesa ha stabilito che la festa sarà celebrata lunedì 20. Ma accanto a San Giuseppe c'è il volto piegato e sofferente di Cristo, nostro Signore. Vorrei invitarvi nella vostra preghiera personale, nella vostra meditazione, a contemplare il cuore di Giuseppe, questo padre buono, giusto, amorevole, presente, custode, ma anche le piaghe di Gesù. Guardate solo quella corona di spine. Ma quanto male ha fatto sul capo a Gesù quella corona di spine? Quanto male avranno fatto i flagelli, le frustate, i chiodi nelle mani e nei piedi, la lancia nel costato. Eppure tutto questo Gesù lo ha subito sapendo, essendo consapevole, cosciente di essere giusto e innocente. In quei colpi c'erano le nostre vite e Gesù pensava a noi. Possiamo con la nostra vita oggi, in questa giornata, fare qualche atto di riparazione a queste offese atroci che vengono fatte al cuore di Gesù? Possiamo rinunciare a qualche vizio oggi per offrire tutto al Signore? Signore, ti offro questo perché tu possa essere consolato dal mio amore. E con il Salmo 50 diciamo: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. E con questi sentimenti e propositi benedico tutti, abbraccio tutti, tutti incoraggio e sprono a camminare, ad avere fede, a rifugiarvi nel cuore misericordioso di Gesù. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Questo pomeriggio vivremo tre momenti di preghiera in diretta: il rosario alle 17:20, la Santa Messa alle 18 e a seguire la Via Crucis. Già, ecco, trovate sul canale YouTube il link impostato al quale collegarvi o con il cui condividere con i vostri amici. Vi abbraccio, vi voglio bene e vi stringo al mio cuore. Grazie a tutti.